riguarda l'intervento chirurgico di cambio di sesso donna-uomo, la falloplastica sicuramente rappresenta un percorso molto arduo, molto lungo e molto, molto impegnativo, sia per quanto riguarda i medici che per quanto riguarda i pazienti stessi. Ha una funzione estetica, una funzione urinaria, una funzione sessuale. Quindi quando facciamo un intervento di falloplastica bisogna tenere in considerazione tutte queste tre caratteristiche da cercare di ricostruire o ripristinare. Quanto riguarda la funzione estetica, deve essere ricostruito un neofallo che abbia una forma di adeguate dimensioni sia in lunghezza che in circonferenza, ovviamente una forma cilindrica. Viene fatta in pratica un'incisione a U rovesciata sull'addome a livello suprapubico, il lembo viene ribaltato e tubularizzato in modo tale che possa andare a ricostruire un neofallo. Quanto riguarda i lembi possibili, abbiamo il lembo laterale di coscia, il lembo cinese o di Chang, che è un lembo di tessuto cutaneo prelevato dal braccio, e poi abbiamo un lembo addominale di Pryor. Noi utilizziamo in genere quest'ultimo approccio chirurgico. Si esegue poi uno scollamento dei tessuti e una chiusura da addominoplastica. In pratica avremo una cicatrice sovrapubica perfettamente camuffabile con slip o altri indumenti. In genere l'uretroplastica può essere eseguita a distanza di 4-6 mesi, non è scevra e priva di complicanze, è tutto fistolo uretrale, stenosi uretrali, eccetera. Infatti spesso i pazienti non effettuano tale ricostruzione uretrale. Per quanto riguarda la funzione urinaria, è necessario ricostruire e allungare l'uretra in modo tale che il paziente possa urinare in stazione eretta. Per quanto riguarda invece la funzione erettiva, abbiamo necessità di utilizzo di protesi peniene da impiantare che garantiscano appunto un rapporto sessuale soddisfacente, una penetrazione sessuale. Dopo 4-6 mesi dall'intervento di falloplastica può essere inserita una protesi peniena, il tutto per garantire un rapporto di tipo penetrativo soddisfacente. E il posizionamento delle protesi non va a alterare assolutamente la sensibilità e il raggiungimento della fase orgasmica.